se fuori il mondo parla per noi, per me. Io per te ci sarò e ai tuoi sorrisi affiderò quel freddo che non passa più. Diversi anni di gavetta e arriva una telefonata e inizia l'esperienza con i Nomadi, uno dei gruppi che dal vivo sicuramente, e con i dischi ma soprattutto anche dal vivo, hanno un'attività incredibile. Assolutamente sì. Arriva una telefonata a casa di Cicco Falzone, chitarrista dei Nomadi, e mi fa: sono Cicco, chitarrista dei Nomadi, e non so se li conosci. E ho detto: beh, pipi per il culo, si dice, i pipi per il beep. Mi fa: no, io veramente. Ho detto: ma dai, ma è uno scherzo. Invece era lui veramente. E mi fa: senti, abbiamo sentito, ho sentito una cassetta data da un amico, Franz Dondi, della Corriera Stravagante di Parma, dove avevamo avuto il piacere e l'onore di suonare come comitiva Brambilla, e mi ho sentito questa cassetta e mi piacerebbe incontrarti, così sentiamoci, vediamo, ti interesserebbe fare, non mi ha detto la parola provino, è stato molto più dolce, facciamolo, ho detto facciamolo, è nato tutto lì. Quella sera ho stappato una bottiglia di Barbera, me la sono scolata tutta intera, intera. Qualcuno direbbe è una cosa normale per te, ma io dico, è possibile. Però è stata un'esperienza pazzesca, è stata una notizia incredibile, sono rimasto sconcertato, anche perché dicevo, perché io? L'anno era il 1993, 3. Praticamente. E anche perché sostituire, guarda, da olio non è che è proprio una cosa... No, non so, oggi non lo farei perché... Cioè non lo farei la mia età, però a quell'età lì avevi 27-28 anni, decidi, sei pazzo, completamente pazzo, e non mi sono reso conto dell'enormità della cosa, e questo è stato un grande dono, è stata una grande cosa. Io ho avuto la sfortuna di non conoscere mai Augusto, la fortuna forse di non conoscerlo, perché perlomeno non ne sono stato influenzato. Chi lo ha conosciuto mi ha sempre detto che aveva una personalità molto potente, e se ne fossi stato influenzato avrei fatto inevitabilmente la sua controfigura, o comunque avrei cercato di cantare come lui, o muovermi come lui, o atteggiarmi come lui, e credo che questo sarebbe stata una cosa atroce, perché rispetto impone di non scimmiottare mai nessuno. Io volevo essere solo me stesso. E sicuramente lui non avrebbe voluto uno sul palco che scimmiottasse lui, perché era ed è, come tutti noi, inimitabile. E se avessi fatto la copia sarebbe finito tutto, perché poi la gente giustamente preferisce sempre l'originale. Le copie lasciano il tempo che trovano. E ci ho provato, ho avuto la fortuna di avere dei compagni meravigliosi, mi hanno aiutato tutti, e ci ho provato. Quanti concerti a data oggi, a 2000? Ma 2200, 2500, ho perso il conto. Però quindi, quindi prendi, parti e stai via quanto? Dipende, l'estate è chiaro, tu puoi partire, puoi fare delle tranche che possono durare 20-30 giorni, 30 quasi mai. Però fondamentalmente c'è tempo per potersi rilassare. Sono sempre viaggi straordinari, perché alla fin fine, al di là della musica, ti rendi conto di avere sotto la tua lente, no? Molto umile, il polso del paese. Noi ce l'abbiamo davvero, nel senso che andiamo a suonare in posti anche sperduti, dove vediamo la gente vera. E la gente che fa fatica a tirare alla fine del mese, adesso vabbè, sto dicendo le cose ovvie, però anche questo fa parte della musica. I Nomadi
non, al momento non, ci siamo sempre definiti in questo senso, oggi come oggi, poi oltretutto adesso è molto importante dirlo, noi non facciamo politica, facciamo del sociale, questo è molto importante. Cioè, voi raccogliete quelle che sono, girando per tutta l'Italia, le impressioni della gente. Fate quello che dovrebbe fare il politico. Una volta il politico andava in mezzo alla gente, faceva i comizi, adesso il politico va alle trasmissioni, va a Ballarò, si fa magari pagare per andare dalla Luce Annunziata. Sai che ho sentito questa cosa, poi magari questa non la mettiamo, però ho sentito questa cosa che una puntata della trasmissione di Luce Annunziata costa 60.000 euro. Mm. Perché la maggior parte sono i soldi che devono pagare l'ospite. Ah beh, sicuramente un rimborso spese ci deve essere, ci sarà. Poi questo è un bel rimborso spese, probabilmente tutti noi pensiamo che avremmo dovuto fare i politici nella vita. Però anche lì bisogna distinguere, io conosco ottimi contadini e contadini pessimi. Conosco ottimi cantinieri e cantinieri pessimi. Ci sono ottimi politici e politici pessimi. Un'esperienza nomadi, un'esperienza intensa, ma ci sono anche delle collaborazioni, c'è anche un tuo percorso personale, forse magari legato a quello che dicevi prima, del fatto che non vuoi essere la coppia di nessuno e quindi è logico che cerchi magari anche di sperimentare delle dimensioni anche diverse al di fuori di un determinato percorso. Certo. Ma il fatto è questo, io sempre ho avuto l'esigenza di fare diverse cose. Sono sempre stato una persona estremamente esigente con me stesso, al punto di essere quasi fastidioso, mi do fastidio da solo delle volte. Mi sveglio al mattino e non mi saluto allo specchio. E tutto questo mi porta a essere molto sperimentale, a me piace sperimentare. È difficile a volte spiegare determinate cose, però spero di essere molto chiaro. Il giorno in cui io salgo sul palco e mi sembra di tirare il cartellino, io smetterò di fare questo mestiere, perché comunque è un mestiere, è una passione, tutto quello che volete, però è un mestiere, perché bisogna sempre contare una cosa: quando si sale sul palco bisogna essere molto preparati, bisogna studiare e non bisogna lasciare niente al caso. I musicisti sono persone come tutte le altre, che hanno dei problemi anche gravissimi, diversamente da alcune persone, non possono far vedere i propri problemi, perché la gente che ha pagato il biglietto ha diritto di vedere te felice, tranquillo, sempre con il sorriso sulle labbra. Quindi non gliene frega assolutamente una mazza se tu hai dei problemi. Il tuo compito è di far star bene la gente, perché ha pagato un biglietto. Se la gente esce dal tuo concerto e sta meglio di come è entrata, il tuo mestiere è stato fatto. Poi avrai i tuoi amici, eccetera, eccetera, con cui potrai sfogarti, eccetera. Il mestiere della musica è molto difficile. Tutto questo è un baradan per dire: mi piacerebbe fare altre cose a volte, perché la musica è straordinariamente importante, però ti dà tantissimo, ma ti toglie anche molto. Ciò che ti dà è molto di più di quello che dai a lei. Bisogna essere molto pragmatici in questo senso. Io cerco di dare tutto alla musica. La musica mi ha dato tutto, ma non mi basta solo un tipo di musica. Io cerco di sperimentare, voglio sperimentare. Voglio fare altre cose, voglio scrivere, o magari scrivere, non lo so, un libro di cucina, voglio scrivere un romanzo, voglio scrivere, io adoro la fantascienza, va bene? Allora voglio scrivere una raccolta di romanzi brevi come Asimov, come Philip Dick, gigantesco. Voglio scrivere, non lo so, una commedia, voglio scrivere un film comico, voglio recitare, ok? Però devo fare la parte di un psicopatico, visto che ci riesco. Beh, non riesco solo a vivere di musica. Chi vive di musica ha il mio grande applauso e la mia ammirazione più profonda. Io solo di musica non riesco a vivere. È un aspetto della vita, secondo me, ma non è la vita. La vita è un'altra cosa. E secondo me, sia chiaro. La vita...
la vita è fatta di musica, è fatta di cinema, è fatta di cucina, è fatta di amore, è fatta di sesso, è fatta di rispetto, è fatta di onore, di legna. Tagliare la legna è un'arte poi, alla fine. E quindi queste collaborazioni, citiamone alcune, anche ce n'è anche una ultimamente, cioè un tuo progetto solista che stai portando sì. avanti. Diamo alcune indicazioni. Guarda, ti posso solo dire che in questo momento ho l'onore di collaborare seriamente con Massimo Bubola, che io ritengo il mio maestro, l'ho sempre detto, e continuo a dirlo dal punto di vista della scrittura, è un grande. Ci saranno delle sorprese. Poi ho avuto la fortuna di essere chiamato a collaborare con persone come Daniele Ronda, come si chiama? Uno che fa un duetto, un duettista. Duetto è una cosa duet. Che... Allora, ecco, e altre cose. Poi, vabbè, ho cantato con... Con Michele Soave, avete fatto... Sì, con Michele, ho cantato con... a Novellara con Zucchero, ho cantato con Grignani, a Sanremo ho cantato con Irene Fornaciari, ho avuto l'onore, veramente il grande onore di sentirmi dire da Massimo Ranieri questa canzone è bravo, cioè, per me, cioè io mi sono pisciato addosso, scusate, non si può dire. Però, ecco, mi dispiace che nel nostro paese, delle volte, la collaborazione fra musicisti non sia tanto facile. No, non possiamo collaborare perché questo dice, no, il manager, no, la casa discografica. Non è vero. Ogni musicista ha il dovere di collaborare con i propri colleghi, il più possibile, secondo me, sia chiaro. Perché così tu impari qualcosa e anche lui impara qualcosa, così la musica va avanti. I Pearl Jam hanno collaborato tranquillamente con Usare Fratello di Canna. Sembrava una cosa fatta da secoli. Cioè, invece noi non abbiamo la capacità di poter collaborare con i nostri stessi colleghi. Non ha senso, non funziona. Ti sembra una cosa che o è decisa a tavolino oppure per interessi che non si capisce quali possano essere se non decisi da qualcuno che esatto. è probabilmente in ufficio tutto il giorno a giocare su Facebook. Non devi collaborare perché sai, tu non hai bisogno di questo, sai, ti svilisci. Ma sei scemo? Cioè, ragazzi, ma io ho sentito gente a suonare il mandolino sotto un ponte. Fermi, calma. Nome e cognome, devo sapere tutto. Siamo noi italiani come musicisti siamo un po' sussiegosi, anche un po' puzzoni. Dovremmo essere un po' più umili. Impariamo a fare tante cose. Soprattutto, scusami se lo dico, cito questa cosa, soprattutto c'è una parte della musica che pensa di avere tutto quanto, una parte che vive in un mondo tutto suo, fatto di frizzi e lazzi, eccetera, eccetera. Però c'è una parte che pensa un po' di essere molto, non so come dire, cioè ci sono alcune cose, dico molto sinceramente, lo dico sempre, alternativo mi sta bene, ma se alternativo vuol dire soltanto avere la chitarra scordata e tirare due sono versi, d'accordo. Io sono cresciuto con i Sex Pistols, sono cresciuto con il vero punk, cioè, o comunque con la vera, cioè, con i Ramones, con la vera musica. Cioè, caspita, cioè, voglio dire. Cioè, mi fa un po' sorridere determinate cose. Sono d'accordo, ed è lì, è proprio, è quello pericoloso, nel senso che allora noi stessi musicisti dovremmo essere... un esame di coscienza, no? Perché molto spesso diciamo no, il mondo non funziona, i politici vanno bene, lo sociale non va bene, perché io sono l'alternativo, eccetera. Però se noi stessi non siamo in grado di proporre qualcosa di diverso, non si può essere contro per forza. Se essere contro va bene, però devi proporre qualcosa. E noi musicisti, se non siamo in grado neanche di stare insieme, di creare veramente un movimento che serva, e allora non siamo noi stessi che dovremmo, ripeto ancora una volta, fare un esame di coscienza. Noi abbiamo una grande fortuna come musicisti, abbiamo un microfono in mano, la gente, chi ci ama, chi ci segue, crede in noi. E noi dobbiamo credere in loro. Noi bisogna fare attenzione a quello che dici sul palco.
abbiamo un grande potere mediatico, bisogna fare attenzione a quello che si dice. Ma se noi stessi siamo divisi spesso da settarismi assurdi, siamo massificati, allora non facciamo musica. Non so cosa facciamo. I tuoi sorrisi affiderò, quel freddo che non passa più. Anche se